prosegue l'iniziativa di Confesercenti e Confcommercio provincia di Ravenna, ora basta, lasciate lavorare le nostre imprese. Questa mattina infatti è stato inaugurato presso la sede di Viale Alberti, alla presenza dei vertici delle due associazioni, lo striscione analogo a quello collocato recentemente davanti alle sede di Via di Roma. Abbiamo affisso anche noi lo striscione, è di dimensioni importanti, quindi ci è voluto un attimo di tempo in più. Questo sempre per ribadire la necessità che hanno le nostre aziende di voler riaprire, perché abbiamo bisogno di potercela fare da soli, perché è l'unico modo per venirne fuori. Siamo un po' ripartiti, ovviamente la strada è lunga, ma auspichiamo di poter tornare nella pressoché normalità, sapendo di poter garantire sicurezza e rispetto dei protocolli che ci sono stati dati. Lo slogan è lo stesso della petizione lanciata per chiedere la riapertura in sicurezza di tutte le attività legate al commercio e al turismo. Le associazioni ritengono infatti che, nel rispetto delle misure anticontagio, bar e ristoranti non rappresentino una fonte di diffusione maggiore del virus. Per questo, Confcommercio e Confesercenti hanno consegnato al prefetto di Ravenna e al sindaco De Pascale un documento con precise richieste per i pubblici esercizi. Le associazioni propongono ad esempio l'apertura di bar e ristoranti fino alle ore 18 in zona arancione, con chiusura posticipata alle 21.30 nel caso la regione venga collocata in zona gialla. Inoltre, Confcommercio e Confesercenti propongono l'introduzione di una nuova figura professionale con il compito di far rispettare ai clienti le normative previste dal governo all'interno delle attività. Questi cambiamenti potrebbero rappresentare una boccata d'ossigeno per il settore della ristorazione dopo mesi di difficoltà e incassi ridotti.